Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7. A Saione e nuovo punto Via Guido Monaco. Numero verde 800 909 206. Il San Donato Tavernelle non si ferma a Pomezia, con due reti arrivate nella ripresa ad opera di Nocciole e di Borghi. In pieno recupero riesce ad avere ragione dei rossoblù e continua a volare in classifica. La gara nella parte iniziale appare bloccata e, superata la prima fase di studio, il San Donato si va a vedere in avanti con la conclusione di controbalzo di Paolo Regoli, che spedisce il pallone a sorvolare la traversa sul fronte opposto. Ci prova Bramanti con una conclusione aerea, Cardelli controlla comunque il San Donato a far valere una maggiore supremazia territoriale e nel finale di tempo sfiora il vantaggio con la conclusione di Guida Botta sicura, Siani si salva di piede. L'11 di Paolo Indiani poi ritorna sul terreno di gioco più motivato e nella parte iniziale trova la rete che sblocca la partita in contropiede. Combinazione Ciurli-Nocciole e conclusione dell'attaccante che non lascia scampo a Siani e spiana in questo modo la strada del successo al San Donato. Sulle ali dell'entusiasmo l'11 di Indiani va vicino al raddoppio, conclusione di Marzielli e Siani si deve superare per evitare la capitolazione. E in questa fase della partita il San Donato è padrone del campo, riesce a mantenere una certa supremazia territoriale e alimenta in maniera continua la sua azione offensiva con Siani, che alla fine risulta fra i migliori in campo. Prova a replicare l'uno Pomezia, ma non riesce a trovare gli spazi per impensierire Cardelli e San Donato, che in pieno recupero trova il raddoppio. Borghi lanciato in contropiede con una conclusione in diagonale fissa il definitivo 2-0 che fa volare davvero il San Donato Tavernelle targato Paolo Indiani.